Gianroberto Casaleggio, tu lo racconti nel tuo libro, che devo dire è un libro molto interessante, molto sincero, forte. Lo racconti come il padre che tu non hai avuto, no? Ma era anche un padre padrone. No, guarda, la cosa incredibile era proprio questa. Io vivevo una realtà e poi ne leggevo altri sui giornali. Tu non hai idea di quanto lui abbia sofferto proprio per tutte le calunnie, le diffamazioni che gli scrivevano qualsiasi cosa. Un po' come è successo a me in questo anno in cui hanno scritto qualsiasi cosa. C'è un limite, ci deve essere un limite. Cioè, nel caso di Casaleggio, è una persona che non ha guadagnato un euro, anche quelle balle che hanno raccontato sul Venezuela, una vergogna infinita. Spero che un giorno qualcuno pagherà per quelle menzogne su una persona che, tra l'altro, è morta. Una persona che non ha guadagnato un euro, che ha solo dato, perché anche costruire la piattaforma, sai, è facile utilizzare le cose. Io sono un ingegnere, so quanto costa realizzare le cose proprio a livello economico. Lui ha messo sempre di tasca sua, l'ha fatto perché amava il movimento, perché credeva in questa comunità. È Stessa caduto cosa il microfono. Grillo, oddio, Cosa la che. stessa cosa Grillo, che anche lui non ha mai guadagnato un euro, e siamo un'anomalia in questo paese.